aggressione a Cremona, la situazione sembra anche tesa perché tra aggressione ai capitreno in pochi giorni, stamattina problemi per i pendolari, treni fermi a Ro, gente che cammina lungo i binari. È un problema di cui siamo tutti assolutamente coscienti. Per poter intervenire bisogna, purtroppo non si risolve la cosa in due giorni né in due ore, bisogna iniziare a fare tutte le operazioni che intendiamo fare, tra cui abbiamo iniziato un dialogo con l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, stiamo aspettando una risposta e quella sarà la base da cui partiremo per mettere mano in maniera decisa e determinata sul discorso legato ai trasporti. Il discorso della sicurezza è tutt'altra cosa e vabbè, quella andrà anche quella coordinata e concordata, ma si riferisce ai ritardi o alla soppressione dei treni. E come in quel caso, visto che si parla di sicurezza, io ho detto interlocutori istituzionali devono essere sempre gli stessi, devono parlare con la prefettura, devono parlare con la questura, devono parlare con chi è delegato alla sicurezza. Noi siamo disposti ad affrontare il problema in qualunque modo, cioè chiederemo però che si affronti. Ecco, il discorso dell'esercito io non lo escludo, non ne sono particolarmente, però è un'ipotesi che può essere presente. Quindi al vaglio, è al vaglio, ma ne parleremo con loro. Valuteremo. Con le ferrovie il tema è quello delle risorse. Certo. Che risposta si attende? Non lo so, sentiremo. Diciamo, quello sull'esercito non è sempre positivo. L'ipotesi esercito non è un'ipotesi che la scalda più di tanto, no? Allora, è un'ipotesi, valutiamo se ce ne sono altre. Poi, se non ce ne fossero altre, se fosse questa la migliore, può essere senz'altro quella. Quello che bisogna fare è senz'altro intervenire, perché non è che i treni debbano diventare un luogo di battaglia, no? Perché se no uno. Paura a salire sul treno mi sembra una cosa molto corretta.